Per la seconda giornata del torneo internazionale Roma Est Trofeo Champion scendono in campo Ponte di Nona e Cagliari, padre di casa con Valente, Severini e Fiorentini, Mohamed, Sabo, Sardaro, Enea, De Massimi, Di Resta, Ciucci, Di Bernardini e Fabbi, risponde il Cagliari con Arzeni, Arba, Ragucci, Barraca, Pintus e Mameli, Galante e Riu, Idrissi, Nappi e Faiz. Subito vantaggio per il Cagliari con la conclusione da parte del numero 19 Nappi, la risposta di Valente. E poi ci pensa Galante, il capitano del Cagliari, a mettere dentro sulla ribattuta il gol dell'1-0 al secondo minuto del primo tempo. Partita subito in salita per il Ponte di Nona, che rischia qualche istante più tardi. Qui il tiro cross del Cagliari non va a buon fine. Riapro la risposta all'11esimo, il calcio in mozione splendido da parte di Fabbi, pallone in rete e gol dell'1-1 del Ponte di Nona, che trova così il pareggio. L'11esimo del primo tempo, ecco l'esultanza da parte del numero 11 Mattia Fabbi del Ponte di Nona per la splendida rete sul calcio di punizione. Ancora Ponte di Nona pericoloso qualche istante più tardi, qui con Enea la conclusione con Azzeni che mette in calcio d'angolo. Al 20esimo arriva però il gol del nuovo vantaggio del Cagliari sui sviluppi di un calcio piazzato, è sempre il numero 9 Galante a farsi trovare pronto, stop e tiro in porta, gol del 2-1. Ancora Cagliari, qui pericoloso con il numero 14 Idrissi, si salva il Ponte di Nona. Poi ancora la formazione cagliaritana, qui ci prova con un tiro dalla distanza da parte di Nappi, palla sul fondo, poi ancora il Cagliari nel finale con Enriu, è bravo però qui Valente ad opporsi. Con l'immagine andiamo al secondo tempo, ci prova subito il Ponte di Nona in apertura con il numero 9 Ciucci, che non trova la deviazione vincente da pochi passi, poi il Cagliari avere la possibilità di andare ancora in gol con Derili, pallone direttamente sul fondo. Ancora nel finale sempre il Cagliari, stavolta con Mura che fa tutto bene, ma arriva la pronta risposta del portiere del Ponte di Nona, ma questa è l'ultima emozione prima del triplice fischio finale con la vittoria del Cagliari per 2-1.